L'europeo è un punto di partenza e il mio idolo è Shevchenko. Sogna in grande Federico Bernardeschi, da Crotone alla nazionale in 24 mesi. Intanto montano le polemiche sulla 10 a Thiago Motta, ma la gente commenta. Le critiche non lo toccano. Da Lisbona a Firenze andata e ritorno. Lo spera la dirigenza della Fiorentina, che continua a trattare perché Rui Costa si sieda sulla poltrona di DS Viola. Intanto Sarri spinge per Vesino e può partire anche Kalinic. Colpo alla Coman per la Juventus. Preso il baby Jonathan Ikoné, talento che arriva a parametro zero dal PSG come l'esterno oggi al Bayern. Parigini infuriati, intanto per Dani Alves manca solo l'ufficialità. Questi i nostri titoli ben ritrovati nel TMV News di quest'oggi. Tanto di cui parlare, la nazionale, l'Italia, 10 di Thiago Motta, ma anche il mercato. Avete sentito, direttori sportivi che ritornano, o meglio, da calciatore a direttore sportivo Rui Costa e la Fiorentina, a volte ritornano o certi amori non finiscono, per usare due frasi praticamente scontate. Sentiamo se è un po' meno scontato Gaetano Mocciaro qui accanto a me. Ciao Gaetano. Ciao, ciao Marco. Impareremo a sentire anche il suo parere su tanti temi, così come quello di Raimondo De Magistris, che intanto saluto direttamente da Coverciano. Ciao Raimondo. Ciao Marco, buon pomeriggio. Allora, intanto chiedo a Gaetano rapidamente un parere sulla 10 a Thiago Motta e poi sentiamo anche chi il 10 dovesse a Firenze, Bernardeschi, cosa ha detto insieme a Raimondo. Gaetano. Beh, in questa nazionale in realtà non c'è, credo, a parte forse Insigne, nessuno degno della maglia numero 10, se consideriamo il passato, i giocatori che l'hanno indossata come Roberto Baggio, come Alessandro Del Piero, Francesco Totti. Io a questo punto, per evitare le polemiche, l'Italia, diciamo negli anni di Berzotte, anche di Vicini, di Cesare Maldini, aveva adottato un sistema molto semplice per evitare queste polemiche, ossia quello della distribuzione dei numeri in ordine alfabetico, tant'è che l'Italia, campione d'Europa del 68, il 10 ce l'aveva Giacinto Facchetti, che era un terzino, l'ha indossata anche Romeo Benetti, che era un mediano, lì però appunto, se non altro, il pubblico non contestava perché appunto si limitavano a dare un ordine semplicemente alfabetico e diciamo che quel numero pesava un po' meno. Sì, sì, decisamente, insomma, Zanetti nel caso dell'Argentina avrebbe mai vestito perché insomma con quella Z è molto complicato. Scherzi a parte, anche Thiago Motta con la T forse non avrebbe vestita. Raimondo, con te torniamo seri, un parere rapido su questo e poi ci racconti cosa ha detto Federico Bernardeschi a Coverciano? Due aspetti sulla 10 a Thiago Motta secondo me sono abbastanza rilevanti. Innanzitutto nel 3-5-2 di Conte un vero numero 10 non c'è, e questo è un aspetto da non sottovalutare perché Motta, numero 10 della nazionale, di fatto partirà come riserva al prossimo europeo, perché il vice De Rossi, quindi avere un giocatore con la maglia numero 10 che partirà dalla panchina, secondo me fa un certo effetto. Si è parlato molto, è vero, di Insigne, di Bernardeschi, forse per caratteristiche, due giocatori che più di tutti gli altri potevano ambire a quella maglia, però entrambi non hanno comunque l'esperienza, il carisma di Thiago Motta, nemmeno il pedigree internazionali, sono due giocatori che si stanno affacciando adesso. Si sarebbe discusso di questo, Raimondo, scusami se ti interrompo, di una 10 data a un giocatore non 10 ma un giocatore di poca esperienza, quindi la polemica in Italia ci sarebbe stata comunque, no? Assolutamente, La polemica in Italia c'è a prescindere. Certo, fa effetto vedere Thiago Motta, che comunque è un giocatore, non un 10, un centrocampista, un regista, che partirà dalla panchina. Questo sicuramente sì, ma forse possiamo dirlo chiaramente, Marco, in questa Italia nessuno per motivi diversi è all'altezza di questa maglia. Sì, sì, decisamente, decisamente. Questo è anche per una questione, come dicevi tu giustamente, Raimondo, di ruolo. La veste a Firenze invece il 10 di Federico Bernardeschi, in 30 secondi, cosa ha detto quest'oggi? Innanzitutto sulla sua convocazione, giocatore. Ha detto, ha avuto paura De Rossi di essere escluso, figurarsi io, insomma, che ero tra quelli che non dovevano far parte di questo gruppo. E quindi Bernardeschi ha accolto con grande sorpresa questa convocazione, a sorpresa ha detto che Andriy Shevchenko è sempre stato il suo idolo, seppur un giocatore con caratteristiche completamente diverse, poi si è soffermato sul suo ruolo, ha detto posso giocare come esterno destro, ma anche come esterno sinistro, anche se in futuro mi piacerebbe giocare come trequartista, e credo proprio questa sua polivalenza tattica sia stata alla base della sua convocazione, perché Conte nel 3-5-2 lo vede sia come esterno destro che come esterno sinistro, e sa che con Bernardeschi può anche cambiare ruolo, può anche passare, perché no, a un 3-4-3 o un 4-2-3-1 con Bernardeschi in grado di giocare anche come trequartista. Questo aspetto ha sicuramente fatto la differenza nella sua convocazione, l'ha messo anche oggi Bernardeschi in conferenza stampa. Senza dubbio, insomma, giocatori polivalenti, Giaccherini, Florenzi, sono Candreva stesso, sono giocatori che hanno di fatto conquistato Antonio Conte per la sua Italia di poca qualità ma di tanti gioli e tanta imprevedibilità, soprattutto
tattica. Raimondo De Magistris, grazie per tutte queste novità direttamente da Coverciano, poi ci risentiamo ovviamente nei prossimi giorni anche qua nel TMV News, ti continuiamo a leggere ovviamente su tutto il mercato web, sull'Italia e non solo. Ciao Raimondo. Grazie a voi. Questo è il capitolo Italia, da un 10 a un altro 10. Secco, Rui Costa torna alla Fiorentina come direttore sportivo? Sì, è probabile. Del resto, se resta Paulo Sousa a questo punto, diciamo che la linea portoghese potrebbe essere perfetta. Poi, insomma, sono due persone che si conoscono molto bene, hanno giocato. Sono i due centrocampisti degli anni d'oro del Portogallo. È anche un direttore sportivo, Rui Costa, molto preparato, perché al Benfica fin qui ha fatto molto bene, anzi ha permesso alla società, oltre a vincere dei campionati portoghesi, andare avanti in Champions League, di ottenere delle plusvalenze molto importanti. L'ultima del giocatore, quest'ultimo, Renato Sanchez, che è andato veramente per una cifra considerevole al Bayern Monaco. Quindi la Fiorentina con Rui Costa potrebbe veramente avviare un ciclo importante. Lui sì, che era un 10 vero e proprio, insomma, con la maglia della Fiorentina, con quella del Milan, con quella soprattutto del Portogallo. Però sentiamo anche in redazione Pietro Lazzarini, che ci dà proprio gli aggiornamenti sul possibile amore di ritorno Rui Costa Fiorentina. Pietro! Bentornati dalla redazione di Tutto Mercato Web, ovviamente per parlare di Manuel Cesar Rui Costa, ex giocatore della Fiorentina, attualmente dirigente del Benfica, per il quale proprio la società viola starebbe facendo di tutto per riportarlo a Firenze. L'obiettivo è quello di inserirlo nella dirigenza gigliata insieme a Pantaleo Corvino. Lo stesso direttore generale viola è stato proprio a Lisbona sia per parlare con Paulo Sousa ma anche per un contatto con Rui Costa. Attualmente dal Portogallo raffreddano molto la pista, perché il dirigente avrebbe deciso di restare in Portogallo, ma invece da Firenze, insomma, si fa intendere che l'ex numero 10 della Fiorentina sta pensando a questa possibilità. 48 ore per decidere, quindi entro domenica la risposta. Vedremo cosa potrà accadere. Linea a voi. Grazie Pietro Lazzarini dalla redazione di tuttomercatoweb.com, ovviamente tuttomercatoweb.com, al lavoro insieme a firenzeviola.it per tutte le ultime che riguardano Costa. La Fiorentina a Firenze è una vera e propria suggestione, un grande, grandissimo sogno per la tifoseria, un nome che va al di là di quelli che sono i direttori. Con tutto l'amore che Firenze ha provato, va anche lo scalino sopra a quello che è stato Pantaleo Corvino, che ha rappresentato il nuovo direttore generale della Fiorentina. Valzer degli allenatori, che oggi ha toccato due temi, Gaetano. Gasperini, che andrà all'Atalanta, un contratto di 2 anni con opzione per il terzo, e poi Rolando Maran, che doveva andare all'Atalanta, che invece è rimasto al Chievo. E questo un po' lo scalino, ovviamente Juric al Genoa, ci aspettiamo come prossimo passo questo. Esatto, a questo punto direi che c'è quasi il via libera per Cesare Prandelli alla Lazio, perché Maran è stato un altro allenatore sondato da Claudio Lotito, sì. Anche perché costa molto, molto meno, a pretese economiche decisamente inferiori rispetto all'ex CT della Nazionale. Io penso che Maran a Chievo è uno di casa, è uno cresciuto nella società, nella squadra, era stato anche giocatore, quindi proseguirà tranquillamente. Sì, sì, no, ma lo hanno confermato le parti, insomma, è una, come dicevi giustamente tu, è uno di casa, l'ha detto oggi in conferenza, quindi esattamente. Non ci sono dubbi. Gasperini mi lascia un po' perplesso all'Atalanta, perché non credo faccia quel salto di qualità che poteva fare, visto l'ottimo lavoro fatto al Genoa, e credo meritasse una seconda chance, visto che all'Inter non gliel'hanno data fondamentalmente, è stato esonerato dopo 3-4 partite. L'Atalanta è sicuramente una società magari più stabile sotto il profilo economico, del mercato, di programmazione rispetto al Genoa, perché Gasperini ha sempre dovuto fare nozze coi fichi secchi, ogni 6 mesi la squadra cambiava del tutto, però per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato l'anno scorso, aveva portato il Genoa in Europa, poteva meritare una medio grande, magari la stessa Lazio, che invece punterà su Cesare Prandelli. Sì, poi c'è chi è rimasto, magari rischia di rimanere col cerino in mano, come Stefano Pioli, che sembrava vicino all'Anderlecht, poi c'è stata una frenata, quindi ovviamente i posti sono quelli e gli allenatori sono tanti. Si dice che in Italia siamo 60 milioni di commissari tecnici, di allenatori, professionisti sono un po' meno, però di fatto, insomma, i posti sempre quelli, sempre 20 nella massima serie. Non a caso, tra l'altro, i buoni allenatori italiani stanno riempiendo la Premier League, perché sì. Guidolin adesso è stato confermato allo Swansea, Mazzarri al Watford, Ranieri Leicester, più Conte a questo punto. E Di Matteo ufficiale oggi alla Aston Villa. Più Di Matteo alla Aston Villa, ormai diciamo c'è una colonia italiana. Sì, sì.
Non c'è più spazio, anche perché si continua, diciamo, a dar, le società italiane, anche per motivi economici, danno spazio a tecnici meno preparati. La prima squadra che mi viene in mente è il Milan, con Inzaghi e con Brocchi, l'Inter con Stramaccioni, di conseguenza i posti sono sempre meno, per la gioia delle società, dei club stranieri che, insomma, possono godere della loro preparazione, perché il livello tecnico, credo, gli allenatori italiani siano ancora i migliori. Sì, sì, decisamente, questo è un parere condiviso e non necessario, quello del sottoscritto. I talenti però arrivano anche dall'estero, come quello di un giovane francese che la Juventus ha di fatto preso dal Paris Saint-Germain. Ce lo racconta dalla redazione Lorenzo Di Benedetto. È una novità importante che riguarda il mercato della Juventus. Sull'equipa sono sicuri. Lorenzo, raccontaci un po'. Sì, grazie Marco e buonasera. La Juventus sta continuando a pensare al futuro. È chiaro che in Casa Bianconera sono tanti gli argomenti di calciomercato di cui si sta occupando la dirigenza, ma c'è un nome nuovo ed è quello di Jonathan Ikoné, un esterno destro però di piede mancino, che la Juventus avrebbe soffiato al Paris Saint-Germain, come era successo in passato con Coman, un giovane di prospettiva. La Juventus lo ha soffiato a Manchester City e Liverpool, il Paris Saint-Germain è infuriato, ma insomma la notizia è che Ikoné è un passo dalla Juventus, che sta continuando a pensare al futuro, e Ikoné è un giovane di prospettiva che probabilmente, quasi sicuramente, sarà la Juventus dalla prossima stagione. Eh sì, insomma, hai sentito Gaetano, dalla Juventus dalla prossima stagione. Dani Alves, manca solo l'ufficialità. Juventus scatenata come nella scorsa stagione, la Juve è la prima che si muove con questi uomini mercato e con soprattutto questo allenatore qua, Massimiliano Allegri, che ha dimostrato da subito, dopo qualche giornata, di essere pronto per una piazza così, pronto per continuare a vincere. Assolutamente, la Juventus poi ha il vantaggio di essere la squadra più forte di tutti, nettamente. Può con calma programmare, prendere insomma quei 2-3 giocatori, e con largo anticipo. Dani Alves evidentemente si erano mossi anche già per tempo. L'ho fatto la scorsa stagione con Dybala, con Mandzukic, se ricordi, insomma, colpi. Esattamente, non hanno bisogno di rincorrere lo sconto dell'ultimo giorno, perché la Juventus è la società che fattura di più, è la società che è più forte e può permettersi con grandissima calma già di piazzare quel colpo da subito, e magari negli ultimi giorni di mercato può anche togliersi magari lo sfizio di prendere il giocatore low cost. Dani Alves, l'operazione è praticamente perfetta, va via Cuadrado, torna al Chelsea, arriva un giocatore che si alternerà con Stefan Lichtsteiner, arriva a parametro zero, ancora 2 anni alla grandissima li può fare, li ha fatti Maicon, che è 3 anni più grande, più vecchio di Dani Alves. Non parliamo di una signora, quindi possiamo dire anche più vecchio calcisticamente. Esattamente. Quindi può essere gestito tranquillamente poi da Allegri, anche perché a destra, insomma, la Juventus ha anche soluzioni importanti. Complimenti ancora una volta alla coppia Marotta-Paratici, che ha anche dimostrato di saper lavorare, oltre che sull'usato sicuro, anche sui giovani, perché ha già prenotato Mandragora, Berardi, Sensi. Questo Ikoné, che è un ragazzo del quale tra l'altro ci dicono grandissime cose in terra francese. Paris Saint-Germain letteralmente infuriato. Lo dici in 10 secondi, Paris Saint-Germain, grande società, club ricchissimo, si fa soffiare i talenti da sotto il naso così dalla Juventus, che non è certo l'ultima di arrivare. Non punta evidentemente sui giovani, perché già Coman era il primo esempio. Rabiot rischiava, un po' era il cocco di Parigi, ma ogni volta è sempre, forse per la pressione che ha, essendo un ragazzo delle giovanili. Però il Paris Saint-Germain è una società che da subito ha deciso di fare investimenti forti per essere immediatamente al top d'Europa. La conseguenza alla fine è questa. Io penso alla stessa Juventus di Moggi, Giraudo, Bettega, ai tempi pre-Calciopoli, probabilmente non avrebbe dato spazio a Giovinco e Marchisio, anzi magari rischiava di perdere giocatori di questo calibro, e anzi solo dopo Calciopoli, per necessità, ha iniziato a rivalutare il settore giovanile. Sì, sì, questo in dubbio, altrettanto vero quello che è successo. Quello che succederà nel mercato ve lo raccontiamo sempre su tuttomercatoweb.com, TMV Radio, anche la nostra nuova web radio, tmvradio.com, da lì la potete seguire, dalle applicazioni, ovunque, insomma,
siamo anche qua in televisione, c'è anche Gaetano Mocciaro che ringrazio. Ciao Gaetano. Grazie Marco, ciao. Buona giornata da Marco Conterio, vi lascio con Andrea Muzzi che ci racconta, con chiave ovviamente ironica, una cosa molto semplice: come evitare le scocciature quando guardate una partita di pallone. Eccolo qua, intanto ciao a tutti, a presto. Ogni tifoso aspetta la domenica pomeriggio per vedere la partita della propria squadra del cuore. TV LED 42 pollici sintonizzato sull'evento. L'arbitro sta per fischiare l'inizio dell'incontro. Ed è proprio in questo momento di massima adrenalina che tutto il mondo intorno a te si ribella. Prova ad avanzare Brozovic, però l'interesse. Mi aiuta a piegare il lenzuolo? Ora? E quando, se no? Qui in fondo, mentre dentro questo cross sta arrivando Eder. Alza piedi, servizio interessante. Li senti? No, dico, li senti o sei sordo? I tuoi figlioli di là si stanno picchiando a sangue, Bene. Ehi, intervieni te. Meglio se intervieni te, perché io guardo. Se continuate a sopportare tutto questo, nella vita avrete due possibilità. Oppure troverete il vostro nome scritto sul giornale fra le pagine di Cronaca Nera. Per neutralizzare gli scocciatori durante una partita, la prima regola è prevenire. Mi aiuti a piegare il lenzuolo? C'ho l'artrite. Scusa, hai visto l'aspirapolvere? Sì, si è rotto. Strano questo silenzio. Ma bambini dove sono? Ah, li ho mandati fuori a giocare per strada. No, no, tranquilla. Se sopravvivono tra 90 minuti le vado a riprendere. La seconda regola per evitare gli scocciatori è negare. Ma non c'è la partita oggi? No, oggi no. Sciopero, non so che. Cross, sta arrivando Eder. Dall'altra parte, Brozovic. Vai! La chiama Icardi.